No, il tuo gridare a squarciagola è come una ninna nanna. Sì, sarcasmo. Non so chi sia peggio fra voi due. Era uno dei sette. Forse potrebbero essere cambiati dal nostro ultimo incontro. Cosa desideri? Sarà divertente per tutte e due. Come desideri. Addio per ora. Non sembra un luogo particolarmente peccaminoso. Non hai imparato nulla? L'apparenza inganna. E lussuria non si manifesta mai come ci si aspetta. Cosa stai cercando di dire? L'idea del peccato è una cosa, mentre il concetto di lussuria è qualcosa di diverso, specialmente per gli umani. Capisco. Per esempio, desiderio di... Dimmelo tu. Gli umani hanno una fervida immaginazione. La lussuria per loro è tutto. È
ciò che li rende pericolosi. Troppo pericolosi, mia signora. Niente affatto. Riesci a immaginare cosa io desideri? Cosa rimane in questo mondo in rovina? Potere. Ho sempre pensato che tu fossi la più sveglia. Peccato. A cosa devo il piacere di tale visita? La visita di un cavaliere della tua levatura? Il mio scopo qui è uno solo. No, dobbiamo per forza ricorrere alla violenza. Hai già il mio rispetto. Non mi interessa il tuo rispetto. Voglio la tua testa. Avanti, furia. Sono forse un barbaro come gli altri? No. Non dobbiamo per forza incontrarci sempre come nemici. Dillo all'alzo consiglio. Non sono qui, ma ci sei tu, regina dei cavalieri. Potente. Armata della forma del fuoco, una lama incrociata e la tua famosa frusta. Non avrai alcuna influenza su di me, lussuria! Davvero? La verità di solito è sfuggevole quando si vive nella menzogna. Parli come se fossimo nemici naturali. Perché deve essere così? Conosco il mio ruolo nell'universo. Ti sei mai fermata a chiederti quale sia il... Sei un cavaliere. Ma perché? Hai forse scelto tu di esserlo? E se così fosse, è stata una scelta cosciente. Fa silenzio e combatti! Non sai nemmeno per cosa combatti, vero? Combatti per i tuoi fratelli? Oh, ma certo che no. La rivalità tra di voi è cosa nota. Stai cercando di mantenere una specie di equilibrio. Ma non hai mai creduto in un bene superiore fino a ora. No, no, no. Ciò che vedo nelle tue azioni è un desiderio differente. Brami potere, privilegi e protezione dall'inevitabile caduta dei Nephilim. In fin dei conti, questo ci rende alleati. Non credi? Desisti, Furia. Morte. Che cosa... Che cosa ci fate voi qui? Non dovremmo forse cavalcare insieme? Siamo qui per confermare la riuscita della missione. La missione? Gli altri peccati sono caduti per mano mia. Morte è riuscito a liberarmi e a ripulire il mio nome. Ma soprattutto abbiamo smascherato una cospirazione. Una cospirazione? Inferno e Paradiso lavorano insieme in segreto. Per portare l'Apocalisse sulla Terra prima del dovuto. Ci manda l'Arso Consiglio, insieme, a destabilizzare entrambe le parti. L'equilibrio sarà ripristinato. Gli empi saranno puniti. Vuoi dire che tutto questo... Dobbiamo deporre i principi di entrambe le parti. E per l'incrollabile lealtà dimostrata verso la causa... Il Consiglio ha decretato che sia tu a guidare i cavalieri. Tu, Furia, porterai una nuova era sulla Terra. Ma certo, finalmente tutto torna ad avere un senso.
Davvero? Mia signora, non hai forse finalmente fra le mani tutto ciò a cui anelavi? Lasciati indietro il passato, sorella. Oggi siamo noi a servire te. Faremo il tuo volere. Questo non è reale! Cosa? Oh, ci ho provato. Pensi di conoscermi così bene? Non è questo ciò che più desideri? Il potere di comandare come preferisci? Quest'illusione potrebbe presto diventare realtà. Se solo ignorassi cosa vogliono gli altri e ti concentrassi su te, in fondo solo tu puoi scegliere. Quindi scegli. Non avresti dovuto farli inginocchiare! Anche se non dovessi credere, ti chiederai sempre rispetto a questa tortura. Avremmo potuto essere una coppia di Sila? Cavaliere, smettila di perdere tempo con Damon e Ophelia! Se davvero vuoi dimostrare il tuo... Del paradiso colpiscano i nemici. Un arcangelo? Oh, Uziel, mi lusinghi. Ti ammazzerò, lussuria, una volta per tutte. Avevamo un patto. Sta indietro. Perché mai dovrebbe farlo? Sa bene che un accordo con te non è paragonabile a ciò che io posso offrire. Non ascoltare! Posso riportare i tuoi piccoli angioletti alla loro gloria passata. Credimi, devi solo proteggermi da questa megera. Uziel! Sarà davvero grandioso vederti marciare verso i cancelli del paradiso assieme alle schiere angeliche. Silenzio! E riportare verità e giustizia in quel luogo sudicio. La tua verità, arcangelo. Il paradiso sotto il tuo controllo. Non sarebbe meraviglioso? La settima legione, di nuovo unita nella gloria dei cieli. Il nostro accordo è revocato. No, Uziel! Non sarebbe divertente? Significa combattere per qualcuno. Assalto! Ci fai la mia generosità, ma ti sollazzi con gli altri. Cose potremmo compiere insieme. Se fossi così testato. Mi spiace averti coinvolto in questioni simili, ragazzo. Ma alcuni peccati non possono rimanere impuniti.
ti sollazzi con gli altri. Non puoi capire cosa significa combattere per qualcun altro. Davvero vuoi mostrare il darmi questo, cavaliere. Il tuo sacrificio non sarà in vano. Gloria dell'alzo dei geni! Non possono rimanere impuniti. Resuscitare i morti. C'è una sola costante nell'universo. Coloro che hanno potere desiderano altro potere. La lussuria è imperitura. Chi l'ha dato a me non sono che una pedina. E tu sai bene cosa significa furia. Gli angeli che hanno ucciso distruzione, pedine anche loro. Chi allora? Dimmelo! Col tempo i partecipanti a questo gioco si riveleranno. Ma se io potessi svelare qualcosa di ben più importante, risparmiami e ti svelerò dove potrai trovare invidia. E perché mai lo faresti? Che ragione avrei di proteggere quella smidollata? Non ha mai affrontato una vera battaglia. Non ha mai vissuto gli orrori della guerra. È la più meschina tra noi. Portami ai confini di Haven e ciò che desideri sarà tuo. Un'offerta allettante. Ma sono stanca di essere sottovalutata da voi. Troverò da sola gli altri peccati. La tua vera essenza è un vuoto infinito e incolmabile. Che delusione. Finiamola.
sono pronto. Io credo di no. Mia signora! È impossibile resistere al potere di lussuria. Soprattutto per chi si sente afflitto. La trasgressione di Uziel sarà perdonata, ma solo questa volta. Ora comprendo meglio cos'è accaduto alla Terra e cosa c'è in ballo. Morto non mi servì a nulla. Se vogliamo sopravvivere, tutti quanti, dobbiamo allearci. Un'alleanza? Con lui? Io sono senza parole. Dimmi che mi restituirai il favore. Presto potrei averne bisogno. La mia parola potrebbe non avere valore, ma la mia vita è tua. Se dovessi sentire di complotti che ti riguardano, te lo farò sapere. L'ho davvero appena visto mostrare pietà per uno sporco angelo. Al tuo posto avrebbe infilzato la tua testa su una picca. Sei o non sei una sentinella? Perché dovresti essere più informata? La nostra missione riguarda l'equilibrio del mondo e il mio, a quanto pare. Lussuria mi ha mostrato come potrei diventare, e non è così che voglio essere. E cosa vorresti essere? Credo di essere qui per scoprirlo. Superata mostri più consapevolezza. Che cosa vuoi? Purtroppo conosciamo entrambi la serie infinita di ridicoli personaggi che la storia ha messo al potere, creature incapaci di vedere il quadro generale. Tali creature paradossalmente non hanno mai significato nulla. Vieni al dunque, signore delle cavità. È quindi una sorpresa, anzi un sollievo, vedere qualcuno prendere un'altra direzione. Stai diventando sempre più consapevole dei difetti che ti tenevano in catene. Difetti? Vuoi forse che li elenchi? No, grazie. Ho visto abbastanza da sapere che sono parecchi. Che è il motivo per cui ti consegno questo? E anche solo impugnandolo il potere della forza sarà. Sta vibrando nelle mie mani. Non capisco. Quando sarà il momento, saprai come e quando farne uso. No, non ancora! Saluti. Sarà divertente per tutte e due. Come desideri. Sarà divertente per tutte e due. Come desideri. Thank you.
Occhi aperti. Cerca di non frignare come un poppante. Cerca di non morire. Saluti. Sarà divertente per tu come desideri. Addio, però. Ora... Sarà divertente per tutte e tu. Desideri? No, assicurati. Che gridino, cavaliere. Thank you.
quanto pare il nostro bersaglio è fuggito. Forse dovremmo... Non può essere andato lontano. Troverò proprio quello che stavo per dire. Saluti. Addio. Per ora.
indietro! Non voglio morire! Che cosa? Che cos'è? Saluti, sarà divertente per tu come desideri.